Allora mister, una vittoria molto importante oggi, 2-1 contro il Milan. Cosa ti è piaciuto di più della squadra oggi? Perché non era una partita semplice, affrontavate una squadra anche in fiducia dal punto di vista mentale. Mi è piaciuta la reazione che hanno avuto dopo la brutta sconfitta di Roma. Ci siamo parlati in questa settimana. Ho cercato di tenere la squadra sempre viva sotto l'aspetto mentale, perché poi il risultato di Roma mi è sembrato anche un po' pesante, però è difficile andare a spiegare poi un 4-1 dopo aver fatto un primo tempo quasi perfetto, a parte l'ultimo minuto e mezzo di pura follia. E detto questo, era importante toccare un po' le corde giuste nella testa dei ragazzi. Ma questa è una squadra che dopo ogni sconfitta che abbiamo fatto hanno sempre reagito e hanno sempre dato delle risposte positive. La preoccupazione era che magari il risultato pesante di Roma potesse rimanere un po' nella testa dei ragazzi. Affrontavamo una squadra che veniva da 3 vittorie consecutive, 2 in campionato e una Youth League, con giovani importanti, con giovani di qualità che comunque lo stanno dimostrando. È sempre il Milan, quindi bravi, perché come ti ho detto prima mi aspettavo delle risposte, una reazione, ci sono state. Senti, siete partiti con un 4-4-2, ti chiedo tatticamente su cosa era impostato. I due attaccanti servivano un po' a schermare magari la partenza dal basso del Milan o c'erano altri motivi? Ma guarda, era mettere in campo una formazione che potesse reggere un po' i due attaccanti, perché comunque giocavamo in casa, comunque con i due attaccanti lo sappiamo, riusciamo a creare qualcosa in più in avanti, riusciamo ad avere delle trame, diciamo, più continue rispetto a quando magari si gioca con una punta e due esterni larghi. E quindi ecco, la scelta è stata questa, non avendo poi un trequartista puro che sa giocare bene in quella zona di campo tra le linee, è normale che quando vuoi giocare con le due punte devi giocare con un centrocampista in meno. Però ho messo un centrocampo dove la scelta di Renzi, di Duccio degli Innocenti e di Ivu era un centrocampo di gamba, un centrocampo anche tecnico, e con la scelta di Hassan già a destra in ampiezza, e perché di là nella zona sinistra del Milan avevano questo giocatore Traoré, che era quello che magari poteva creare più problemi, vedendo alcune partite del Milan, vedendo alcuni video del Milan. Quindi la scelta è stata quella, però non volevo rinunciare alle due punte. Bravi, perché hanno interpretato bene, diciamo, la partita, a parte magari un po' di difficoltà proprio sulla destra con Hassan e Jordan, però quando i ragazzi hanno preso le misure hanno fatto bene nel corso, nel passare i minuti. Ecco, nel passare i minuti probabilmente la squadra ha gestito meglio anche alcuni palloni che magari nel primo tempo forse ti hanno fatto un po' arrabbiare. Soprattutto nella fase quella un po' più calda, no? Iniziale del secondo tempo, è parsa scegliere, diciamo così, fare le scelte giuste, ecco, la squadra rispetto al primo tempo magari. Sai, perché poi quando magari sanno, hanno la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante, è quello che io ho detto un po' negli spogliatoi. Vedendo la partita non c'era questa grande differenza, anche di qualità, ok? E quindi a quel punto lì ho alzato un po', non la voce, però ho cercato di alzare un po' l'asticella, perché avevano, la partita, la vittoria a portata di mano. Bastava usare un po' di più, ma con equilibrio, senza allungare la squadra, senza rompere le distanze tra di loro. Però ecco, era una partita che potevamo vincere, potevamo pareggiare, potevamo perdere. Il primo tempo, a fine primo tempo, vedendo come era andato il primo tempo, qualcosa in più si poteva fare ed era nelle nostre corde. Poi sai, pronti via del secondo tempo, vai 1-0, nemmeno passano 5-6 minuti, 2-0, è normale che la partita è un po' più in discesa. Però ecco, i ragazzi hanno interpretato bene, hanno reagito bene, hanno tenuto bene anche sacrificandosi, perché poi, come avete visto, lo stesso Nabian, che è entrato molto bene, a un certo punto si è messo a fare il quarto di centrocampo perché aveva un problema di crampi di Renzi. Ma ecco, sono delle risposte molto molto importanti.